settori di lavoratori e di lavoratrici sono entrati in sciopero, hanno, come dire, costruito mobilitazioni di piazza, hanno dato un segnale in primo luogo alla nostra classe, alla nostra gente, al mondo a cui noi facciamo riferimento. Questo è un patrimonio importante che dobbiamo tenere presente in due direzioni. In primo luogo è importante che i percorsi unitari del sindacalismo di base conflittuale, e sia chiaro, allargato a tutti i collettivi, a tutti i gruppi di lavoratori, ai delegati combattivi degli stessi sindacati istituzionali, è un percorso che va sviluppato nelle vertenze categoriali ed aziendali, va sviluppato sul territorio, va sviluppato nella battaglia per la scuola, per la sanità, per i trasporti, per la casa. È un percorso complesso, perché il cuore del ragionamento che noi dobbiamo sviluppare è che l'opposizione alla guerra è in primo luogo costruzione della guerra giusta, ovvero sia della guerra di classe. Solo la mobilitazione della nostra classe, solo la mobilitazione di settori, di lavoratori, anche del vasto universo del lavoro precario, dei pensionati, dei disoccupati, la capacità di unire i lavoratori italiani e quelli immigrati, la capacità di porre con forza la questione di genere, produce un'azione effettiva contro la guerra. Su questo oggi dobbiamo impegnarci a lavorare. Sappiamo benissimo che è difficile intervenire nelle assemblee, ma dobbiamo farlo, dobbiamo intervenire nelle assemblee di fabbrica, nelle assemblee sui posti di lavoro, nelle iniziative sul territorio. Si tratta di un percorso da costruire nella consapevolezza che i nostri avversari hanno oggi un'egemonia, per quanto provvisoria, che va contrastata con forza. Uno degli elementi che dobbiamo tenere presente è che oggi a parole tutti sono contro la guerra, tutti vogliono la pace, e vogliono talmente la pace che aumentano la spesa militare, che aumentano gli investimenti nell'esercito, che inviano truppe che coinvolgono lo stesso esercito italiano nella decine di missioni di guerra in tutto il pianeta. Ricordiamoci che la guerra che ci coinvolge più direttamente, perché è nel cuore dell'Europa, è solo una delle decine di guerre in corso. Quindi la mobilitazione antimilitarista, internazionalista, classista contro i governi e contro il padronato va sviluppato in un percorso di lungo periodo con dei passaggi di lotta forti ed efficaci. Su questo si tratta di lavorare, su questo si tratta di praticare con determinazione percorsi unitari, nella consapevolezza che ognuno di noi, liberamente, ha una sua sensibilità politica, culturale, quello che vogliamo, ma su alcuni punti si può lavorare assieme, su alcuni punti si possono ottenere dei risultati.